particolare benvenuto al professor Bossi, Maurizio Bossi del Niguarda, chirurgo, ginecologo, ginecologo, ha tante altre specializzazioni, ma stamani è da noi in veste di medico vaccinatore, di uno dei medici vaccinatori del Niguarda e soprattutto di editor di Fiat Vax, che è questa pubblicazione che ha avuto e dà un grandissimo successo. E poi sono onorata infine di portare il saluto del dottor Pietro Bottone, che è direttore del nostro Dipartimento Materno-Infantile e che stamani ha un altro impegno inderogabile. E quindi darei subito la parola a Sua Eccellenza. Buongiorno a tutti. Ho accolto volentieri questo invito a partecipare a questo momento per la presentazione di questo testo che ho letto con molta attenzione. Anche per dare proprio un contributo nell'incoraggiamento ad andare avanti in quest'opera così importante e determinante, direi, che è quella della vaccinazione in questo contesto di pandemia nella quale ci troviamo. Ho letto le testimonianze e mi hanno fatto venire in mente soprattutto il momento in cui, porto anch'io la mia testimonianza, in cui la chiusura totale ci impediva comunicazioni come queste di questo momento, ci impediva presenze estremamente indispensabili e necessarie, direi in quel momento soprattutto, e che esigeva davvero trovare modi diversi di presenza, di attenzione, di relazione, ecco la parola giusta. Il tempo della pandemia ha messo in evidenza questo bisogno importantissimo di relazione di cui ogni persona sente la necessità. E quando la presenza non è possibile, che tipo di relazioni si possono mettere in atto? Dentro questo libro io ho visto tante possibilità che si sono sviluppate soprattutto nel contesto dell'ospedale di Niguarda, però si sono sviluppate tante altre relazioni anche in altri contesti come nel nostro. Io ho potuto davvero attraverso semplicemente videochiamate o telefono comunicare con un sacco di gente dentro l'ospedale nel momento in cui eravamo tutti rinchiusi in casa. E vi posso assicurare che davvero sono stati momenti preziosi di relazione. Ne ho avuto riscontro successivamente incontrando persone che avevo in qualche modo avvicinato a distanza e che mi hanno testimoniato quanto quel momento di incontro, sia pure dal remoto, fosse stato importante. In che cosa? Allora io dico, qui ho letto nell'appendice due testimonianze, una sua e un'altra di un altro che aveva già altre testimonianze, che hanno parlato, potrei guardare qui il nome, ora però, che hanno parlato in qualche modo di un oltre, un lui, ma un oltre quelle che sono le lunghezze, come potrei dire, orizzontali, un oltre che guarda un po' più su, verso una verticalità che non è lontana, distante, ma che si impone in certi momenti. Sono stato ringraziato tantissimo delle preghiere che ho detto a distanza insieme con chi operava in quel momento in ospedale, in condizioni soprattutto all'inizio veramente faticose, faticosissime, e la richiesta di benedizione. Dice, quando siamo nel bisogno ci si rivolge al buon Dio, no. Quando siamo nel bisogno si capiscono quali sono le cose più importanti rispetto a quelle meno importanti. E allora si capisce che c'è un oltre al quale occorre dare risposta, c'è un oltre nel cuore di ciascuno che esige qualcosa di più, al di là appunto di tutte le cure materiali che possiamo offrire.
Credo che questo abbia permesso a tanti di riscoprire il valore di una umanizzazione anche delle relazioni sempre più forte e sempre più profonda. È un po', direi, la sfida di chi esercita la professione medica o paramedica o comunque ha rapporto con gli altri, col prossimo, in difficoltà. Laddove si mette umanità vera, lì davvero si va incontro, ci si incontra, ci si aiuta, ci si sostiene. Io vorrei dire grazie a tutti coloro che in questa situazione hanno veramente fatto crescere la loro voglia di umanità e la loro disponibilità umana. Là dove questa umanità viene fuori, io credo viene fuori anche poi la capacità di leggere quell'oltre, quella presenza anche di Dio, di cui abbiamo sempre bisogno, anche se a volte non sappiamo chiamarlo con questo nome, è però sempre occasione di sicurezza interiore, di fiducia e soprattutto di speranza. Vorrei chiudere con questa parola, speranza, perché è quella di cui dobbiamo sempre più armarci per guardare a un futuro che sarà sicuramente complicato, più di quanto non fosse il passato, ma che non lascia comunque chiuse le porte quando l'umanità le apre. Quindi grazie anche di questo testo, di questa testimonianza, con l'augurio di buon lavoro davvero a tutti. Ringrazio Antonella Bertozzi per l'invito, ho partecipato volentieri e, a nome della direzione aziendale abbiamo avuto, veramente siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto in questa azienda, per cui questo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Il libro che io ho letto, tra l'altro, raccoglie diverse testimonianze e in queste testimonianze mi sono anche ritrovata, perché ci sono delle sensazioni e delle emozioni che noi come azienda ospedaliera abbiamo vissuto, sia quando si racconta dell'inizio della fase pandemica, quindi a marzo, insomma, l'inizio del lockdown e la dichiarazione di pandemia, sia quando in fondo si dà il messaggio di speranza prima di Natale per il risultato appunto di avere uno strumento importante per combattere la pandemia e quindi inizia la campagna vaccinale. Mi sono ritrovata sia nella parte della descrizione del momento drammatico in cui abbiamo appreso che comunque l'epidemia arrivava anche da noi, quindi non era soltanto distante, e che quindi avremmo dovuto anche noi organizzarci, e già alcune regioni come la Lombardia appunto stavano vivendo questo evento drammatico. L'azienda ospedaliera sotto una regia regionale ha fatto il massimo, ha praticamente sconvolto l'organizzazione ospedaliera, ha ricreato una nuova organizzazione per dare supporto e prendersi cura, quindi veramente prendersi cura, non soltanto curare, tutti coloro che avevano necessità di cure. Quindi abbiamo realizzato 50 posti letto di terapia intensiva ex novo e tutti i nostri professionisti si sono resi disponibili a fare una formazione immediata su quelli che erano le necessità anche che imponevano le tematiche di vestizione, le tematiche della sicurezza per garantire sicurezza al paziente, per garantire sicurezza agli operatori, per garantire sicurezza alle famiglie che rimanevano a casa, e si sono resi disponibili con una compostezza e con una voglia veramente di dare un contributo che è stato esemplare. Nessuno in quel momento ha avuto modo di dire o di contraddire decisioni che sono state prese. Sono state sempre prese decisioni nell'ambito di unità di crisi, quindi decisioni condivise, ma ognuno è partito, ha svolto il proprio compito, anche oltre il proprio compito, perché comunque nella fase iniziale la cura era accompagnata anche da una sensazione di paura, di spavento, anche da parte dei professionisti sanitari, perché ci si trovava di fronte a una malattia che non si conosceva fino in fondo e ancora si conosce molto poco. Non avevamo strumenti di cura per poterla affrontare e poi avevamo paura anche
di infettarsi, perché comunque il problema era anche questo. Il dramma più grosso è stato quello di dover assistere dei malati da soli, che non potevano avere contatti con la famiglia e quindi si trovavano nei reparti e avevano bisogno anche di un conforto, perché partivano da casa con l'ambulanza e non rientravano fino a quando non avevano superato il periodo di crisi, a volte neanche quello. Quindi è stato un momento molto impegnativo in cui io credo che siamo stati veramente all'altezza del compito che ci è stato dato, e per questo ringrazio tutti veramente i dipendenti, perché ognuno ha fatto la propria parte. Poi ci siamo anche, come azienda ospedaliera, anche noi ci siamo imbarcati nell'avventura della vaccinazione. Vaccinazione che per noi è un evento particolare, perché le aziende ospedaliere non partecipano a queste attività di sanità pubblica che sono proprie delle aziende territoriali. Quindi ci siamo inventati un setting di ambulatorio vaccinale che a fine anno del 2020, quindi dal 27 di dicembre, ha cominciato a vaccinare tutti i dipendenti, ed è stato veramente una giornata di gioia, il primo vaccino, il poter organizzare questa campagna vaccinale, perché eravamo contenti di aver trovato finalmente una soluzione, una speranza a un problema che non aveva una cura, che ancora oggi insomma si cura con l'ossigeno, insomma si prende tempo per capire se il malato riesce a trovare delle forze per qualche modo rispondere alla malattia. Quindi sono stati momenti importanti, è stata una campagna vaccinale in cui noi si vaccinavano 1000 dipendenti al giorno, quindi dei numeri enormi per un'azienda ospedaliera che non è abituata a organizzare queste attività. E tutti sono venuti e tutti erano contenti, si facevano le foto, si mettevano una spilletta, perché era un momento veramente che tutti aspettavano e che nessuno sperava che arrivasse così velocemente, perché alla fine dell'anno avevamo questo vaccino. Ora siamo ancora attivi su questa partita, perché ancora noi abbiamo i nostri reparti per pazienti Covid, sia di terapia intensiva che di ricovero ordinario. Abbiamo ancora una cinquantina di pazienti, non molti, perché grazie al cielo, cioè diciamo che i soggetti vaccinati hanno meno probabilità di sviluppare complicanze, quindi abbiamo dei numeri un pochino più stretti rispetto a quelli che erano i numeri della prima e della seconda ondata. Stiamo continuando a vaccinare la popolazione, soprattutto soggetti estremamente vulnerabili, e da giovedì inizieremo anche la vaccinazione dei bambini fragili e estremamente vulnerabili, che sono un carico alle nostre strutture. Quindi continuiamo a dare il contributo alla sconfitta di questo evento che ha in qualche modo cambiato tutte le nostre vite, sia la vita lavorativa ma anche la vita familiare e di relazione. Su questo, infatti, sul lato umano dovremo forse tutti fare qualcosa di più, perché il problema del disagio è un problema che è molto, ancora molto sentito e ancora non è stato affrontato in maniera, diciamo, abbastanza rigorosa. Il disagio è tanto, soprattutto di alcune famiglie, perché in questo momento ci sono tante attività produttive che hanno smesso di funzionare, perché comunque con il lockdown le piccole attività imprenditoriali, artigianali, non hanno avuto la possibilità di mantenere un profitto adeguato. Quindi ci sono situazioni di disagio economico, ci sono ancora situazioni di disagio, diciamo, relazionale, e su questo noi adesso bisogna dare il nostro contributo, tutti quanti come cittadini, ecco, questo è doveroso, cercando di mitigare un po' quello che è stato effettivamente l'effetto del lockdown, che è stato devastante sia su soggetti sani ma soprattutto su soggetti che sani non sono e che quindi hanno sofferto ancora di più questo distacco dalla relazione. Io ringrazio nuovamente la dottoressa Bertozzi e do l'avvio a questi lavori e ringrazio tutti gli intervenuti. Ora, se permettete, anticipo un pochino il mio intervento, così vi porto prima di tutto, e sono onorata di questo, i saluti del dottor Pietro Bottone, che è direttore del nostro Dipartimento Materno-Infantile, che aveva un impegno inderogabile stamani. E vi dico anche due parole, se mi riesce a aprire questo, sull'attività del Dipartimento in questo, del Dipartimento Materno Infantile in questo periodo, diciamo,
di lockdown. Ecco, va sottolineato che il nostro Dipartimento, contrariamente a quello che si poteva aspettare, insomma, ma questa è una cosa che fra il resto si è ripetuta, come diceva il nostro direttore sanitario, anche per altri dipartimenti, nella fase di pandemia non solo non ha evidenziato un decremento dell'attività come era facile supporre, ma anzi ha presentato un incremento significativo. E questo per quello che riguarda tutte le unità operative. E contestualmente a questa attività che si è incrementata, e ora mi soffermo soprattutto a parlare un attimo dell'attività ambulatoriale, ecco, a questa attività, dicevo, ha fatto riscontro una continuità di rapporto con i pazienti che è già stata sottolineata, al di là dell'aspetto meramente dell'alveo scientifico. C'è stata un costante, un continuum filo diretto con i pazienti tramite quelle che sono le comuni vie di comunicazione che anche Sua Eccellenza ricordava, quindi mail, WhatsApp, continue telefonate. E ciò direi che ha permesso una amplificazione di quella che dovrebbe essere normalmente, anche se non è sempre facile, devo dire, il rapporto medico-paziente, un rapporto che assolutamente si basa su una realtà scientifica, però che non deve essere mai disgiunto dal, diciamo, dall'elemento umano e anche direi partecipativo, inserito in un contesto di multidisciplinarità. Questo è molto importante perché è un elemento che permette veramente un salto di qualità nella cura dei pazienti. Ecco, e se prima esisteva già di fatto questa collaborazione fra le varie unità operative del Dipartimento e i dipartimenti, direi che con la pandemia è andata ancor più diventando importante, tanto che ormai è diventata strutturale e anche un fiore all'occhiello per il nostro Dipartimento. Ecco, permettetemi un attimo di ricordare per esempio lo stretto rapporto di lavoro fra l'unità operativa di ginecologia 1 e 2, che ha permesso la creazione della unit di medicina materno-infantile a responsabilità del dottor Luchi, oppure anche i PDTA nostri dell'andrologia, con la unità operativa di ginecologia ospedaliera diretta dal dottor Bottone e con i medici di medicina generale del Dipartimento. Questa è stata la prima volta che con l'azienda, e grazie all'azienda, abbiamo potuto strutturare un rapporto così stretto e così proficuo. E poi con la dottoressa Battini, che è meravigliosa e che è responsabile. E ancora Nina, che conosciamo bene tutti, del dottor Cuttano, che è andata ancora incrementandosi in questo periodo. E poi la nostra unità operativa dal titolo lunghissimo di cardiologia, la nostra sezione di cardiologia, a direzione del dottor Cecchini, che è anche cardiologia andrologica e pediatrica e per la prevenzione della patologia endoteliale, che ha svolto un lavoro direi davvero importante, soprattutto in questo periodo di pandemia, poi lo sentirete dal dottore. Ecco, qui ho messo un cuore, scusate, perché è una cosa un pochino banale, ecco, però sembrerà una regressione infantile, può darsi benissimo che lo sia, però l'ho messa anche a ragion veduta perché sempre, ma mai come in questo periodo, alle qualità professionali che devono esserci sempre, perché ovviamente la nostra è un'azienda e quindi come tale deve offrire un servizio di altissimo livello, però dicevo che alle qualità professionali ci deve essere un sentimento di partecipazione, quindi proprio di solidarietà, di affetto, e quindi ho messo il cuore perché risponde al vecchio detto, ma antico, che nelle cose ci si deve mettere il cuore. Sinceramente noi ce l'abbiamo messo sempre, anche in questo periodo, soprattutto in questo periodo di pandemia. Ecco, mi soffermo ancora un attimo su questo aspetto che mi preme sottolineare, che reputo mai scontato, e cioè la necessità che nella pratica quotidiana nostra, dovrebbe diventare una linea guida assolutamente, di sapere ascoltare il paziente, quindi di farsi recettivi e percettivi nell'accogliere le esigenze e questo periodo, le paure, le ansie, le necessità. E questo cosa comporta? Direi che comporta di uscire da quella dimensione un pochino codificata del medico, del sanitario, per declinarsi, per proprio sagomarsi, modularsi sul paziente.
È una questione, diciamo, di empatia, vorrei dire proprio di amore. Naturalmente, come dicevo prima, senza mai pregiudicare l'aspetto scientifico e di preparazione, che è quello fondamentale. Però la coniugazione di questi due aspetti è un esercizio che non fa male applicare, che porta dei risultati incredibili e guardate, le porta soprattutto al medico più che al paziente, perché siamo stati gratificati in maniera incredibile. Quello che abbiamo dato ci è ritornato, direi, decuplicato proprio veramente. Ecco, questa via riassume un po' quello che dicevo, cioè dimostrazione dello stato eccezionale che ha comportato la pandemia. Il rapporto medico-paziente, che di solito è tutto articolato all'interno, insomma, dell'azienda, qui si è dilatato, ampliato quotidianamente. Ecco, soprattutto attraverso le frequentissime telefonate che hanno colto proprio l'attimo della disperazione, della paura. Io, mentre sono qui con voi, ricordo esattamente le decine e decine di telefonate di persone che erano disperate o per se stessi o per i propri cari, che erano ricoverati e che non hanno più visto, quindi una cosa davvero dolorosissima. È con questa diapositiva che leggete ora, forse meriterebbe di essere un pochino meditata in silenzio, ma direi che sia la sintesi e il portato drammatico di quello che ha rappresentato la pandemia e l'ha rappresentata per tutti noi perché ha coinvolto tutti, e sia nelle due sfere, sia quella emotiva, morale, che quella mentale e psichica. E queste sono categorie considerate spesso soltanto come elucubrazioni mentali, degne di argomentazioni filosofiche o psicologiche, ma che in questo periodo hanno dimostrato tutta la loro concretezza e hanno impattato in maniera devastante contro le persone, con un grado di solitudine, di ansia di vivere, di incapacità di adeguarsi proprio alla vita che è stato, diciamo, recepito da tutti. Ecco, in questo periodo abbastanza turbolento, e si è originato, e se volete lo spiego un attimo proprio in maniera aneddotica perché riguarda una cosa personale, si sono originati dei rapporti molto importanti. Diciamo che sono risultata positiva l'IgG anti-Covid nel periodo senza, ancora iniziale, senza vaccino, senza niente. Io e un'altra persona della mia unità operativa. E allora, siccome, come sapete, di sera le tristezze diventano un pochino più presenti, telefonai qui al carissimo amico professor Bossi e al dottor Vittorio Gattini, che per me è una illuminata presenza. E ecco, dicevo, questo rapporto che è iniziato così del tutto personalmente, poi si è sviluppato con una ricchezza straordinaria. E grazie a questi due poli, l'unità operativa di andrologia proprio è cresciuta e è stata in grado di seguire moltissimi pazienti che avevano la malattia e quindi ci hanno aiutato moltissimo ad aiutare gli altri. Ecco, l'ultima diapositiva e poi ho finito. Vorrei esprimere un doveroso e affettuosissimo ringraziamento a tutta l'equipe dell'unità operativa di andrologia che si è dimostrata straordinaria a questo periodo e poi in tutte le sue componenti. E in particolare un ringraziamento alla signora Tiziana Biasiato, che non so dove è localizzata, in questo momento non la vedo, perché per motivi contingenti è rimasta sola 4 mesi a coordinare sia la segreteria che tutti gli appuntamenti che tutti noi, ed è stata una presenza veramente importante. E poi un ringraziamento sentito ancora alla dottoressa Lunardi, che è la RID del nostro dipartimento, e alla dottoressa Virgilio, RAD del nostro dipartimento, che non ci ha mai abbandonati e che è venuta quasi ogni giorno nell'unità operativa insieme ai pazienti, eccetera, per aiutarci proprio a concretizzare al meglio quello che potevamo offrire. Grazie. Un ringraziamento particolare agli organizzatori, in particolare alla dottoressa Bertozzi, per l'invito e soprattutto per questo titolo che mi è stato assegnato, Una medicina umana al tempo del Covid. Un titolo che trovo suggestivo e che è, diciamo, e che invita e mi ha invitato a riflettere un attimino sul concetto di medicina umana. Certo,
da un punto di vista della storia della medicina e per quello che è, diciamo, la sua definizione, la medicina non possiamo che definirla umana. Tuttavia oggi quello che è il progresso culturale, tecnico, scientifico, sperimentale, nanotecnologie, eccetera, ha spostato un attimino certi paradigmi che nell'ambito, diciamo, grazie, della storia, vale a dire dal grande Ippocrate, ci portiamo come bagaglio culturale. Ippocrate ha insegnato che non è importante la malattia quanto il malato, e tuttavia il suo, diciamo, insegnamento che che ha accompagnato la storia della medicina e lo sviluppo, come dicevo prima, oggi trova un po' questo impasse, perché tutto il nostro sapere, tutta la nostra scienza è proiettata più verso il curare la malattia. Vedete, ho riportato un vocabolo che il terapeia, la vera preoccupazione, la vera cura, il farsi anche, se vogliamo, obbedienti. Deriva un'altra parola da questa radice greca, il terapeion, colui il quale è obbediente. Obbediente ma verso cosa? Non tanto verso la malattia, ma quanto quelli che sono i bisogni del malato. Il sapere non tanto offrire una soluzione, perché tante volte purtroppo non arriviamo ad avere delle soluzioni in termini di guarigione, ma ad avere un sostegno, un ascolto, un aiuto e anche il saper ascoltare. Questo perché non ci dobbiamo dimenticare, un altro sempre degli insegnamenti, che la nostra è una tecne, cioè vale a dire è un'arte, non è una scienza come potremmo, diciamo così, paragonare la medicina alla scienza matematica. Viaggiamo per probabilità. E credo che queste riflessioni siano valide oggi, in questi ultimi anni, dal momento che il Covid ha abbattuto quella che è un po' la simmetria che succede, che accade spesso e che si instaura spesso del rapporto tra medico e paziente. Anche il medico, anche l'operatore sanitario è diventato paziente, è diventato colui il quale poteva sviluppare, andava incontro alle stesse incognite del paziente in termini di malattia, in termini di isolamento, e abbiamo avuto esperienza proprio di disorientamento. I medici e gli operatori sanitari, tutti in genere, che non sapevano a chi rivolgersi. Ed ecco che, per quanto riguarda la nostra esperienza, sapete tutti, di medici competenti, di medici che lavorano all'interno di un servizio di medicina preventiva, è stato un po' quello di continuare a esercitare un po', ora qui la dico fra virgolette, una diciamo, parte della professione di essere il dottore dei dottori, ma per tradurla in termini, diciamo, più esplicativi rispetto a quello che ho appena detto, dovevamo avere cura, dovevamo essere i curanti dei curanti. E questo fin dall'inizio dei momenti dell'esordio della pandemia ci ha visto protagonisti su vari fronti. Certamente potremo ora già guardare all'indietro e distinguere varie fasi dell'evoluzione del nostro, diciamo così, della nostra battaglia con il Covid, dal momento che abbiamo avuto, come diceva prima la dottoressa Lucchini, la prima percezione di quello che poteva, dell'onda lunga che stava arrivando dalle altre regioni, mettersi in qualche maniera un attimino a seguire i primi casi, incominciare a fare un'attività di contact tracing. Poi siamo passati alla fase della vaccinazione, contemporaneamente anche la fase di follow up dei dipendenti e naturalmente non ultimo quello che è la parte del supporto psicologico. Tutto questo creando, oltre alle sinergie già citate con la direzione aziendale, anche dei riferimenti personali, perché ognuno di noi
aveva un recapito telefonico a disposizione dei dipendenti 24 ore su 24, un indirizzo mail dove tutti si potevano rivolgere, e vi posso dire che i nostri telefoni erano, diciamo, bollenti ad ogni ora del giorno, perché naturalmente il disorientamento, la paura, l'angoscia, la sofferenza erano facilmente immaginabili. Per coloro i quali in qualche maniera fronteggiavano per i malati in senso classico un'incognita, un qualche cosa che, il cui orizzonte era particolarmente oscuro, e che allo stesso modo potevano diventare loro stesse vittime e portare a casa. Quante volte abbiamo ricevuto telefonate, ma io ho dei bambini, puntolini. Quindi, diciamo, la nostra attività si è articolata, come vi dicevo, in varie fasi e con dei capitoli ben precisi. Vi dicevo prima il contact tracing, abbiamo fatto un'attività di rintracciamento proprio per cercare di limitare il più possibile i focolai tra il personale. Questo naturalmente ha determinato interviste, rintracciare le persone e condividere con le persone, come si diceva, abbiamo detto fino ad ora, tutti quegli aspetti sia di angoscia sia di preoccupazione, perché ricordo anche che quando questa pandemia è partita il primo provvedimento da prendere era l'isolamento, e prima del decreto legge del 9 marzo dello scorso anno anche gli operatori sanitari erano soggetti che andavano incontro a quarantena. Di conseguenza nelle prime fasi si andava incontro a chiusure intere di reparti, con ovvie ripercussioni sull'organizzazione generale, e questo naturalmente anche il seguire l'evoluzione normativa con tutte queste fasi, diciamo così, di aggiornamento e di perenne stato di allerta, certamente contribuiva a gestire queste fasi in una maniera anche tante volte molto convulsa. Comunque sia, siamo riusciti ad operare questo servizio esteso a tutti i dipendenti, anche nelle condizioni di insorgenza di sintomatologia compatibile. Abbiamo cercato di coinvolgere anche tramite procedure aziendali tutti i direttori delle unità operative attraverso modulistiche, individuazione di alcuni diciamo obiettivi, come era quello di venire a lavorare senza sintomatologia. Ricordiamo tutti le prime fasi dove l'assenza di DPI si faceva sentire, e di conseguenza anche tutto quello che è stata un po' la gestione dell'emotività dei momenti, cercare di togliere un po' una componente emotiva che si faceva prevalente sulla componente razionale, cercando di spiegare bene quelli che dovevano essere, com'era la situazione, e vi posso assicurare che rimanere freddi tante volte era un esercizio che ci costava molta fatica. Altri aspetti, qui vedete un po' quello che è anche l'andamento della nostra situazione intraospedaliera sui dipendenti. Questa è la registrazione dei vari casi che abbiamo avuto, con il picco, il primo picco fra marzo e settembre. Successivamente abbiamo avuto la seconda fase. In coda vedete quella che è un po' la situazione attuale, che tutto sommato, voglio dire, è sicuramente una fase che, pur diciamo in un'assenza ancora di casi zero, tuttavia, come potete ben rilevare, si avvicina a poche unità. Naturalmente queste, giusto per precisione, la distribuzione delle mansioni dei dipendenti, con naturalmente la parte sanitaria fra infermieri e medici fra i casi più occupati, anche perché dobbiamo considerare che tutte le professioni sono state in qualche maniera coinvolte e naturalmente colpite da questi contagi. L'altro grande capitolo, che è un po' l'argomento del nostro incontro di oggi, è rappresentato la campagna vaccinale. Devo dire che la campagna vaccinale ha avuto un risultato eccellente, non solo per quanto riguarda gli esiti numerici che questa ha avuto, che abbiamo stati già citati e che poi dopo vedremo,
ma io direi eccellente per quanto riguarda la sinergia che si è creata tra le varie anime che compongono la direzione, la nostra azienda, vale a dire la direzione sanitaria, la direzione medica di presidio, l'UO igiene e epidemiologia, la nostra medicina preventiva con i quali abbiamo praticamente studiato una strategia che comprendeva addirittura una selezione di strutture, perché non è così, ora è facile ragionare a posteriori, ma quello che è stato speso per quanto riguarda anche l'individuazione solamente per i requisiti strutturali, per tutti quelli che erano percorsi, vi posso dire che è stato uno sforzo enorme, che ha consentito poi di conseguire i risultati che abbiamo conseguito, ma andare nel dettaglio ha comportato anche migrazioni fra strutture fino a quella che è la sede attuale, come a tutti è noto, all'edificio 30. E questo naturalmente in un regime in cui ancora la vaccinazione non era obbligatoria, perché attenzione, stiamo passando anche a gestire una fase che con aprile, con quello che è, diciamo così, faccio un passo indietro, naturalmente noi in questa prima fase abbiamo raggiunto un'immunità, diciamo così, una adesione dei dipendenti alla vaccinazione, sto parlando della prima fase, quindi quando ancora non era obbligatoria, dell'81-82%, con varia, diciamo, chi 79-80-81 rispetto alle mansioni. Tuttavia, dicevo, poi dopo si arriva a una fase che di passaggio fra quella che era un'adesione volontaria alla vaccinazione a quella che è la fase dell'obbligatorietà, che ora ci stiamo in qualche maniera portando ancora a evoluzione successiva col decreto che andrà in vigore a giorni dal 15 dicembre. Anche qui c'è stato un intervento anche da parte nostra di individuare coloro i quali potevano in qualche maniera aderire e quindi di stimolare, di far presente quelli che erano i benefici, perché sapete bene tutti che siamo andati incontro un po' verso l'ignoto, questo vaccino che ha generato e sta generando ancora panico rispetto a quelli che erano le sue, diciamo, caratteristiche di proprio caratteristiche costitutive, vedi il famoso discorso dell'RNA, quanto l'RNA poteva turbare il proprio genoma o portare a tutti effetti collaterali. E quindi qui ci siamo adoperati per cercare di convincere soggetti che potevano essere in qualche maniera coinvolti nella vaccinazione, e anche qui, diciamo, abbiamo ottenuto dei risultati importanti, perché siamo riusciti a portarne alcuni a vaccinarsi. Naturalmente questo, diciamo così, come terza e ultima fase della campagna vaccinale, si arriva a oggi, dove oggi siamo verso l'orizzonte della terza dose. Anche qui è stata già offerta, viene tuttora offerta, indipendentemente o no dalla scadenza del Green Pass, perché sembra che oggi ci si vaccini esclusivamente per avere il Green Pass, quando in realtà dovremmo spostare un po' più l'attenzione verso l'efficacia della vaccinazione, per quelle che sono le conseguenze che questo virus può darci personalmente, ma anche il rapporto a quella che è la nostra ritorno a vivere in comunità. Anche qui devo dire che sono state organizzate delle giornate, diciamo, open a tutti i dipendenti che ne avessero fatto richiesta, e piano piano, diciamo, anche qui ci si avvia a una copertura quasi ottimale di tutto il personale sanitario. Avevamo anche partecipato all'inizio a uno studio regionale per quanto riguardava la risposta anticorpale post vaccinale, ma come sapete poi questo è uno studio che abbiamo un pochino abbandonato, date le difficoltà che ci sono state per omogeneizzare e standardizzare le varie risposte. Un aspetto molto importante, giusto per ritornare un po' al capitolo del terapeion, della vera cura, è stato quello di seguire durante la fase di contagio telefonicamente le persone, ma soprattutto seguirli da un punto di vista post, cioè tutto quello che riguardava
la fase successiva e cercare di fare dei follow up a 3, 6, 12 mesi di coloro i quali avevano sviluppato un Covid senza necessità di ricovero ospedaliero. Naturalmente qui si è creata invece una sinergia con l'unità operativa di pneumologia, perché coloro i quali avevano avuto un ricovero sono stati seguiti direttamente da quest'ultima unità operativa. Gli aspetti che naturalmente abbiamo evidenziato sono aspetti che rientrano un po' in quella che è la casistica che rientra nel capitolo del long COVID, quindi continuiamo a seguire queste persone con periodicità diversa a seconda della gravità dei disturbi e delle sequele che purtroppo ancora oggi sono presenti. Un altro percorso mirato che ci ha accompagnato durante lo sviluppo della pandemia è stato quello di sfruttare una peculiarità che è insita nella nostra unità operativa, ovvero un gruppo di noi che segue la parte del rischio psicologico e di tutto quello che riguarda gli aspetti legati a questo stress emotivo, vale a dire la preoccupazione, la gravità clinica, la sofferenza per la perdita di pazienti, di colleghi, di tutto quello che comportava anche separazioni familiari e quant'altro, che è funzionato, diciamo, anche questo con un percorso dedicato all'interno del quale abbiamo avuto circa 300 richieste e di questi già pazienti che magari soffrivano di particolari disturbi inquadrabili come di interesse più che altro psichiatrico, eccetera, e che si sono rivolti al nostro centro per quanto riguarda richiesta di supporto. Vedete che abbiamo avuto un 60% di percorsi di tipo psichiatrico, psicofarmacologico, qualcuno avviato invece nell'ambito della psicoterapia e il 10% che ha richiesto un approccio terapeutico integrato, quindi sia psicofarmacologico e psicoterapico. Io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio soprattutto tutti i miei colleghi e certamente dico che questa esperienza è un'esperienza che ci ha aiutato, ci ha fatto maturare e che continua ancora a renderci partecipi di questa lotta che speriamo di poter concludere al più presto. Vi ringrazio per l'attenzione. Ed è proprio vero che gli operatori dell'unità operativa della medicina preventiva e del lavoro sono stati i dottori dei dottori, non soltanto perché, come dicevo prima, ci hanno seguito in tutte le nostre necessità, paure, eccetera, ma perché ci hanno veramente insegnato ad aiutare gli altri. Grazie Giovanni. E ora chiamerei finalmente il professor Maurizio Bossi, il nostro ospite graditissimo, che è stato in prima linea nella campagna vaccinale del Niguarda e che ci racconta l'esperienza dei medici vaccinatori e dei pazienti che sono stati vaccinati. Fra i tanti difetti che ho, non so parlare seduto e quindi accettatemi. Grazie per l'invito, grazie a tutti voi per il tempo che ci donate, grazie alle autorità presenti, Antonella in particolare un ringraziamento, perché il suo entusiasmo, credetemi, è contagioso e a Milano si parla del modello pisano dell'andrologia. Non so se fanno riferimento a te in persona o a tutto il gruppo, penso a tutto il gruppo, perché è veramente eccezionale. Quindi, grazie di questo. Le diapositive sono decontestualizzate da quanto io vado dicendo e quindi se le volete guardare, perché sono momenti di un semestre che abbiamo vissuto tutti. Fiat Vax, che cos'è? Un libretto, niente di particolare, non prenderà certamente il premio Pulitzer per la letteratura, però è stato ed è una testimonianza che poteva nascere ovunque, in qualsiasi ospedale, come ha detto giustamente la vostra direttrice sanitaria, poteva nascere ed è nato sicuramente. Noi abbiamo colto un momento peculiare di questi mesi. Vi racconto un aneddoto innanzitutto. Un anno fa, quando è iniziato il dramma Covid,
io sono in pensione, come potete immaginare, quindi non più attivo, mi sono offerto volontario. Mi hanno guardato in faccia, mi hanno detto: quanti anni hai? 70, grazie, torna a casa, che qui ti ammali. Passano un po' di mesi, mia figlia che lavora e mi guarda in medicina d'urgenza e quindi Covid, se ne è visti, dice: papà, adesso vieni che ci dai una mano per le vaccinazioni. Era gennaio, come potete immaginare. E lì è iniziata questa esperienza peculiare. Perché? Perché mi sono trovato accanto a colleghi anziani, a colleghi meno più giovani, a colleghi ancora in attività e moltissimi ragazzi giovani, neolaureati. E questa è la prima riflessione, che non mi era mai successo a nessuno di voi nella vita, di essere accanto al collega, fai lo stesso lavoro, lui ha 25 anni, tu ne hai 70, mai un primario si metteva a fare le cartelle assieme al suo assistente. Quindi prima cosa molto bella. La seconda importante è la democraticità che abbiamo vissuto. Allora, in questi hub vaccinali, in tutta Italia, prima entrava il signore, la signora extracomunitaria, poi entrava quello che con difficoltà metteva la firma, e dopo, ma quello lo conosco, quello è il direttore del Corriere della Sera. Caspita, era in fila con tutti gli altri. Bello, bellissima esperienza. Gli psicologi hanno identificato tre parole che possono sintetizzare tutto quello che abbiamo vissuto tutti. Le parole sono queste: paura, sconcerto e solitudine. Le capite? Paura, ovviamente, ha messo paura a tutti questa malattia, questo virus. Sconcerto, e qui mi fermo un attimo, per tutto ciò che è stato detto e contraddetto. Ma come, dottore? Innanzitutto, lei è vaccinato? Sì, signora, sono vaccinato, certo. Ecco, ma perché quello dice questo e quell'altro dice quello? Allora, quando oggi ce la prendiamo con i Novax, veri, presunti, eccetera, pensiamo anche al martellamento che è avvenuto sul cervello sinistro, e sottolineo sinistro. Cioè, ma se la logica dice questo, perché l'altro mi dice il contrario? E qui l'idea di un pensiero unico, o comunque di un portavoce unico, tipo Fauci, poteva essere una buona idea. La terza cosa, sulla quale mi soffermo brevemente, è solitudine. E tutti dite, lo capisco perfettamente, però la solitudine è stata anche quella di non comunicare, di non vedere un volto amico o un volto di un medico. Per cui il momento vaccinale, per tante persone, è stato il momento in cui si sono sedute e hanno potuto, nel confessionale laico, quello è un confessionale laico, perché dopo un anno e mezzo in cui non parli col tuo medico, perché, signore, non venga, parliamo al telefono, pronto soccorso, non venite, vi ammalate, questi sono i messaggi arrivati, finalmente ti trovi a fronte con un collega, con un medico che ti guarda. E allora noi l'abbiamo definito un momento di medicina preventiva. E voi dite, certo, medicina preventiva sul Covid. No, non solo quello. Signora, quanto tempo è che non prova la pressione? Devo dire la verità, tanto. Perché lei zoppica, claudica? Lo faccio da un po' di tempo, ho male qua. Allora, pensate, semplicemente in quel momento si fa medicina preventiva guardando, regalando un attimo di tempo alle persone. Loro non hanno visto un medico per un anno e rotti, e improvvisamente un medico, oltre a fargli la puntura, gli fa questo. La sorpresa nostra è stata questa, che sì, il titolo è azzeccato, devo dire la verità, è un bel titolo, ma il contenuto non è un contenuto di medici, queste sono le storie di cittadini, non dico pazienti, che hanno raccontato. E quindi in realtà la testimonianza non è sanitaria, è una testimonianza proprio umana, medicina umana e narrativa. Sapete cos'è la medicina narrativa? È un modo moderno per dire un concetto antico. Il concetto antico è il tempo donato, l'attenzione, l'ascolto, che nessun supercomputer, nemmeno quello che a Milano hanno costruito sull'area dell'ex Expo, lo conoscete, si chiama Dottor Watson. Ricorda quello di... Il dottor Watson è in grado di leggere milioni di cartelle cliniche. Cioè, una cosa mostruosa. Chi l'ha visto è rimasto allucinato. Ecco, però, non so se avete visto un'immagine precedente in cui un'infermiera ha messo due
due guanti riempiti di acqua calda ad abbracciare le mani di un paziente. Il tocco, quello l'avremo sempre bisogno, l'ascolto l'avremo sempre bisogno. Quindi messaggio soprattutto ai giovani, va bene la tecnofilia, va bene la medicina tecnica, ma certo, basata sull'evidenza, non se ne discute, però se tutto ciò va a discapito della antropofilia, che poi la traduzione è elevata per dire amore per il paziente, per il cittadino, per l'uomo, per l'essere umano, ecco, oggi come oggi, io penso che un po' abbiamo recuperato, capendo in questi momenti che fare un vaccino è poca roba, cioè un breve anamnesi, due righe e un vaccino, vabbè, lo fa chiunque, lo fa anche un settantenne un po' rimbambito. Però a questo punto, se noi diamo questo, diamo veramente una cosa importante. Ecco, questo modesto libro è la testimonianza. Modesto libro perché tale è. Noi abbiamo tirato 1000 copie, grazie a una piccola sponsorizzazione non farmaceutica, tendo a sottolinearlo. L'abbiamo preso, l'abbiamo mandato in giro, l'abbiamo diffuso. Capo una settimana mi arriva una lettera di Mario Draghi. Mario Draghi. Mario Draghi ha letto il libro, ha scritto, e l'ha letto veramente perché da quello che ha scritto. Pochi giorni dopo ci arriva la testimonianza del generale Figliolo. Caspita, Figliolo che si mette a leggere il libro. Non vi dico tutti gli altri, il Senato, eccetera. Quindi siamo arrivati a colpire il Vescovo di Milano, tra l'altro, a far capire alle istituzioni quanto sia mancata la comunicazione sul cervello destro. E siamo arrivati. Cioè, tutto quello che vi ho detto prima, la confusione era sul cervello sinistro. Quanti numeri di qua, quanti numeri di là. No, qui io non ti voglio convincere. Al limite ti voglio persuadere. Divertente quando ci siamo incontrati con Figliolo, il quale in una discussione ha usato tre volte dobbiamo convincere, convincere, convincere. Signor generale, magari anche usare il verbo persuadere, un pochettino più, dice sì, ha ragione. D'ora in poi userò il verbo persuadere. L'ho sentito in TV, ha ancora detto convincere, ma non importa. Allora direi, la persuasione sul cervello destro, sulle emozioni. Sì signora, l'ho fatto anch'io il vaccino, l'ha fatto anche il mio nipote. Ah, anche suo nipote gliel'ha fatto fare. Sì signora, perché ritengo che non sia una certezza, perché io non ho certezze, ma probabilità ne ho. E alla luce delle probabilità ritengo che valga la pena. Allora, mi umanizzo, vengo sul tuo piano assolutamente e mi stai insegnando, sì, perché alla fine noi abbiamo raccolto le loro storie, qualcuno di loro forse avrà anche beneficiato delle chiacchierate che abbiamo fatto, ma una cosa è sicura, noi abbiamo imparato tanto e abbiamo ricordato tanto. Un istante ancora, vorrei proprio sottolineare il lavoro corale. Il lavoro di tutti, naturalmente, in tutti i centri, hub, in tutti gli ospedali, ovunque sia stato. Però non dimentichiamo il volontariato. Il volontariato ha aiutato tantissimo. E parlo della protezione civile, e parlo di persone che sono arrivate lì semplicemente a dirigere un po' il traffico, e parlo, ovviamente, di tutti gli infermieri che hanno, anche volontari che sono intervenuti nel nostro caso. Quindi, veramente, un momento bellissimo. Ecco, non perdiamolo. Non dimentichiamo quello che è successo e non prendiamocela troppo con i Novax, perché dentro ci sono veramente delle teste di cavolo, però qualcuno ha ancora bisogno di essere aiutato, informato e proviamo a lavorare sul suo cervello destro. Noi ci abbiamo provato, un po' ci siamo riusciti. Grazie. La Chiesa Cattolica Pisana si è attivata immediatamente in questa fase, diciamo, di pandemia. Ecco, io desideravo chiedere, Eccellenza, come vede il futuro proprio anche psichico, mentale, eccetera, delle persone che hanno attraversato, della gente che ha attraversato questo periodo così difficile? Come crede che verremo fuori da questo periodo? Intanto penso che ricette specifiche non ci sono. Siamo troppo abituati a vedere di fronte a un problema che nasce
a cercare o a pretendere che ci sia una soluzione immediata. Nel caso che stiamo vivendo, credo che le soluzioni immediate non ci sono, almeno per ora, dal mio versante di osservazione. Però credo che c'è la possibilità di mettere in esercizio, di mobilitare tutte le potenzialità che ci sono. Questo in un recupero, parlavo prima di umanizzazione, in un recupero di relazioni umane che sono poi alla base di un viver bene. La cosa che io ho sentito più forte proprio da in questo periodo di pandemia, attraverso soprattutto la presenza a Cisanello di Don Luca, quindi di tutta questa presenza, direi, quotidiana, giorno e notte, dentro la nostra struttura, ha messo in evidenza come il bisogno di relazione sia la domanda più forte che c'è ora. Cioè, siamo abbastanza convinti, chi è convinto, delle possibilità tecniche, professionali o da cui si esige anche più di quel che una preparazione anche piena può dare, come se la medicina potesse risolvere il problema della vita. C'è un inizio e c'è una fine, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché se no la medicina si deprime, alla fine non possiamo far nulla, abbandoniamo tutto nei tempi ultimi, non dando nemmeno la possibilità di vivere bene fino in fondo. Perché è un pericolo reale questo, almeno come mentalità. Quindi dico cure palliative, e c'è da svilupparle, c'è da impegnarcisi sopra. Si può abbandonare una persona che sta male, dice ma tanto c'è più da far nulla, io come medico mi tiro fuori. No, c'è bisogno di qualcosa di specifico perché la vita sia possibile, viverla fino in fondo in maniera dignitosa e buona. Allora, la relazione, come si cresce nella relazione? Io credo valorizzando alcuni elementi che sono stati messi in evidenza in maniera molto bella. La prima cosa è l'ascolto. Oggi si parla tanto ma si ascolta poco alla fin fine. Allora, le testimonianze che avete dato dicono, vanno tutte nella stessa direzione, cioè se si ascolta si riesce a capire anche quel che non è detto. Una cosa che dico sempre ai genitori, dico, se vi mettete a interrogare i vostri figlioli, probabilmente non vi rispondono. Ma se vi mettete in ascolto e cominciate a interessarvi di ciò che loro dicono, riuscite a capire anche quello che non dicono. E questo vale nel vostro rapporto con chi è malato. Non dico con la malattia, con chi è malato. Con la persona, perché poi se ci dimentichiamo che al centro c'è la persona, possiamo curare tutte le malattie a distanza, teoricamente, anche con risultati eccellenti, ma non facciamo il bene della persona nel senso pieno. Quindi la relazione, l'ascolto, dico, quindi l'offerta delle possibilità, ma anche con l'onestà di saper dire che alcune cose non sono raggiungibili. E qui se no si illudono le persone per risultati che non ci saranno. E quindi ecco la sfiducia, allora la presa di distanza. E un'altra cosa, l'informazione. Qui oggi c'è da giocare veramente con molta più attenzione, è stato ricordato da lei, sul tema dell'informazione, perché di informazioni sballate ne viaggiano tante e fanno breccia. E per toglierle di mezzo queste informazioni sbagliate ci vuole una fatica enorme. Allora preveniamo anche sull'informazione. Io credo che una buona campagna di informazione, non pubblicitaria, di informazione seria, forse avrebbe evitato anche tutto questo proliferare di pseudo giustificazioni per cui si rimanda la vaccinazione, non si vuole la vaccinazione, si creano problemi ancora più grandi. Quindi il rispetto di ogni persona, per carità, e per capire che cosa preclude a una persona la possibilità di, per esempio, vaccinarsi, bisogna entrarci in dialogo, perché altrimenti io credo che sì, con la coercizione si raggiunge qualcosa, non lo so,
probabilmente ci vorrebbe una forza, un gruppo di persone preventiva, medicina preventiva. Tocca a voi, credo. Ecco, credo che allora con questa attenzione paziente, di relazione, di ascolto e di offerta di informazione si possa veramente aiutare tutto e tutti anche a uscire da questo mondo così complesso in cui siamo precipitati. Grazie. C'è uno spettro che si aggira per l'Italia, ma non solo, ed è il burnout. Cioè, questi medici, operatori sanitari, a tutti i livelli, che hanno subito lo stress acuto, oggi sono nella condizione di stress cronico. Nello stress acuto hanno reagito meravigliosamente. In questo momento c'è la stanchezza. Cioè, prima eri un eroe. Prima, quando venivi fuori dalla rianimazione, il paziente ti ringraziava, non per il ringraziamento, ma però oggi il paziente che sta per essere intubato ti dice, anche, pochi, ma ci sono, io non ho il Covid, la diffido, è successo a mia figlia settimana scorsa, e qualcun altro che arriva e ti dice, stia ben attento a quello che fa, dottoressa. Oh, caspita, non è come lavorare prima. E lavorare così è lavorare molto male. Uno che stava per essere addormentato, intubato, ha detto all'infermiera, no Covid ovviamente, no Vax, scusi, quando mi sveglierò? L'infermiera non gli ha risposto, forse ha fatto male, perché non so se il suo cervello destro volesse dire, ma avete capito. Ecco, quindi c'è questo pericolo. Dobbiamo supportare, dottore, professore, perché è latente, è lì, si percepisce, e dobbiamo farlo tutti. Io, parlando con i cittadini normali, ho detto aiutate i vostri medici. Adesso anche voi potete farlo, signori, signore, presenti, voi siete tutti operatori sanitari. Ecco, ma parlando con i cittadini, adesso dovete aiutare i vostri, coloro che vi curano. Perché è un momento veramente importante, spero che durerà poco, ma se dovesse durare ancora avremo dei cedimenti che non ci saremmo mai aspettati. Quindi è un help questo, prima tutte speranze, cose positive, adesso concedetemi l'help. Ancora una cosa, i libri che voi vedete sono in omaggio, quindi potete prenderli tranquillamente, non sono per tutti ovviamente, l'edizione ulteriore è avvenuta a Roma, tra l'altro per intervento della CEI, incredibilmente, ringraziamo. Ed è in vendita 9 euro. Ovviamente gli autori hanno rinunciato ai diritti a favore di 1 euro per ogni copia venduta che va a beneficio della vaccinazione dei bambini nel mondo. Grazie.